Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui per andare a testare insieme la nuova truppa che è stata aggiunta su Clash of Clans, ovvero la Rete da Battaglia, con ben due attacchi molto molto interessanti, quindi non perdiamoci in chiacchiere, vi lascio subito al video! Ok, allora siamo prontissimi per attaccare con questi magnifici arieti, 48 arieti, fanno schifo, sì, detto proprio così, senza fronzoli, però vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, ho preparato anche degli incantesimi che spero possano essere adeguati, e boh, l'ideale, oddio, uno tipo così non sarebbe proprio male. Vi dirò che possiamo anche pensare di attaccare questo qui, ragazzi. Sì, vediamo cosa succede. Teoricamente le risorse possiamo pensare di prenderle. Non lo so ragazzi, e non lo saprò mai. Allora qua facciamo una cosa. Oddio, l'idea non era male. Lo svolgimento, diciamo, sì, per non dire altro. Se io provo a fare così, qua dove vanno? Calmi tutti però, perché forse il municipio con la regina lo riusciamo a prendere. Forse, eh. Bisogna fare proprio i bravi. Dai, regina. Dai, no. Ok, capite bene che non è stata forse un'idea molto, molto, molto geniale. Però, appunto per questo, perché io sapevo che solo arieti da battaglia non sarebbe stata una gran idea, ho già preparato un altro esercito che, secondo me, potrebbe dire qualcosa. Ok, sarebbe figo avere un golem, ma non so se me lo danno. Proprio non lo so. Allora, qua incantesimi... Perché non ho incantesimi? Dai, facciamo un po' così. Bah, direi furie, sì. Gelo, sì. Cura, sì, così. Vai, gemmiamo anche gli eroi, visto che siamo in tema gemming. Buttiamo via un sacco di gemme. Oddio, quante gemme. Mi hanno già dato il golem, pazzesco, dai. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di passabile. Ovviamente ci serve trovare qualcuno di abbastanza scarso, se proprio vogliamo tentare l'impossibile. Vi dirò, anche solo fare una stella potrebbe essere considerato un successo con questo esercito. Mi piacerebbe tanto attaccare gente così, con tante risorse, col villaggio forte, però... So già come potrebbe finire, quindi forse meglio di no. Meglio di no, decisamente. E non so sinceramente a che risultato possiamo arrivare. Attaccare gente di questo genere potrebbe anche essere, però per queste risorse non credo che ne valga la pena, sinceramente. Vediamo un po' di concentrarci al massimo. E questo qui... No, mi sembra troppo impegnativo. Questo qui ha un botto di risorse, ragazzi, però le mura tutte al 10. Ma, no, ai reali troppo alti. Non facciamo cavolate, andiamo sul sicuro, con calma. Non c'è nessun tipo di... Questo qui è la torre inferno. No, anche questo qui è reali alti. Ma perché trovo gente così forte? Cioè, sono tutti oggettivamente e nettamente più forti di me. Non ha senso. Non ha veramente, ma veramente senso. Anzi, sapete che tra poco cambio completamente idea e provo a fare una cosa incredibilmente incredibile. Perché attaccare gente così, ok, questo qui effettivamente è scarso, ma non ha risorse. Cambio totale di programma. Come ben sapete, anzi, come non sapete, siamo in guerra. In realtà stiamo vincendo. E vi dirò, la regola era di attaccare il rispettivo, e io in realtà ho aspettato perché prima volevo fare questo video e poi attaccare in guerra, però abbiamo fatto 30, facciamo 31, facciamo un bel fail in guerra, direi. Teoricamente dovrei attaccare questo qui, che fondamentalmente non è impossibile da attaccare, nel senso lo attaccherei da sotto tendenzialmente, più o meno da questo lato, sperando di arrivare in qualche modo al municipio con i golem, con i reali. Secondo me è fattibile, vero? Almeno spero, tendenzialmente. Quindi vediamo se è tutto pronto. Mi sembra tutto pronto, a parte la connessione che... Ehi, connessione, ma perché devi sempre far così? Finché non torna la connessione io non mi muovo da qui, eh. Ok, dai, andiamo. Se riesco a fare una stella è già buona, ma noi puntiamo alle 2. Oddio, non lo so minimamente. A parte che ha degli spazi vuoti, quindi volendo si potrebbe entrare subito dentro, ma non credo sia una buona idea, giustamente, eh. Quindi, con tutta la calma del mondo, andiamo con i nostri golem. Mettiamo due guaritori e vediamo cosa succede. Poi andiamo con gli spaccamuro, altro golem centrale e altri spaccamuro qua centrali. Andiamo già con i nostri maghetti. Ok, forse i guaritori andavano messi dopo. Sì, decisamente. E però non è male. Non è male. Se lo spaccamuro arriva dove deve arrivare, è molto buona come idea. Vediamo un po'. Qua congelerei così. Qua farei così. Appena lì si apre, andiamo con tutti i cosi lì, con tutti gli arieti. Ok, andiamo così, dai, arieti, mettiamo una bella furia, mettiamo anche una bella cura, facciamo così, e qui facciamo un casino, ragazzi, facciamo decisamente un casino,
Sì, una stella fatta, ne facciamo molto probabilmente due. Qua c'è da mettere una velocità completamente a caso perché non so dove metterla. Due stelle fatte, ragazzi, in guerra, ok, che questo qui non era fortissimo. 54%, andiamo con l'abilità della regina. Dai, considerando che era appunto il nostro primo attacco in guerra con questi nuovi arresi da battaglia, abbiamo fatto un 60%, stiamo continuando a fare danni, forse facciamo un altro pochino? No, per un pelo, mamma mia. 60%, bonus vittoria di guerra che è decisamente alto, direi che ci possiamo accontentare per il momento. Sì, due stelle, non ha fatto male considerando che era il primo in guerra. Siamo a questo punto 41 a 9, ok che loro hanno solo 9 attacchi fatti, però hanno anche solo 9 stelle, quindi non so che intenzioni hanno. Fatto sta che speriamo di vincere questa guerra. E comunque, sti arrieti da battaglia usati così ci stanno. Avete visto come sono entrati carichi, carichi, carichi? Devo dire che non è stato malissimo. Vi faccio vedere anche l'altro attacco che ho fatto tipo ieri sera con tipo solo arieti, che era l'attacco così giusto per provarli, ma proprio a caso, anzi, mi era scappato a dire la verità. E qui ho fatto veramente uno schifo perché guardate. Cioè, ho fatto veramente un attacco definibile attacco. È già un complimento. Perché qui ero al 20% scarso. E poi, ciaone, sostanzialmente. Ho detto, non uso neanche gli eroi. Perché sarebbe solo buttarli via, sostanzialmente. Per il resto, comunque, apprezzo sicuramente l'idea di fare questa nuova truppa. Ed è sicuramente un'idea molto, molto carina. Fatta come speciale. Non so quanto la userò. Perché adesso io, sinceramente, mi rimetto a fare i miei barbari arcieri. Così farmiamo un po'. Anzi, in realtà, dovrei attaccare in guerra. Vai, prima faccio due attacchini farming e poi stasera farò il secondo attacco in guerra, vediamo chi attaccherò, probabilmente attaccherò, non lo so, credo anche magari solo il secondo per il bonus, visto che tendenzialmente questa qui la vinciamo, però non mi dispiacerebbe tipo tristellare questo qui, poi vediamo, adesso non voglio sicuramente dilungarmi troppo, torniamo pure a casa, vi faccio solo vedere una new entry del villaggio, sono felice che sia nata proprio qui fuori, che è la torta del quinto anniversario, la lasciamo lì, mi piace, sono contento, i costruttori qua purtroppo sono andati via e sono arrivati i nostri amici barbari, ma anche qui cosa molto molto carina, anche se in realtà non ce ne frega niente, devo fare una cosa molto interessante che è questa qui, mi ero quasi dimenticato perché volevo fare il potenziamento di oggi in un video e mi stavo dimenticando, giustamente bravo Yaki, ok facciamo così, prima di concludere il video piccolo spoiler sulla base qui non sta succedendo niente, se non che abbiamo quasi la macchina da guerra al 5 quindi voi che state vedendo questo video lo saprete in anteprima diciamo, torniamo a noi, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando tanti tanti mi piace per il caro vecchio Clash of Clans. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video!